insieme a Francesco portiamo avanti la trasmissione Magesta con Aria Paganesimo. Oggi c'è anche Francesco a farmi compagnia. Dunque, intanto una notizia in anteprima. Voi sapete che il 31 ottobre presso la libreria Sottomondo di Treviso facciamo una conferenza sulle esperienze di premorte e ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. La libreria Sottomondo in via Tolpada 11 a Treviso alle ore 17, al 31 ottobre alle ore 17. Bene, l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti ha preparato un'edizione economica di NDE, esperienze di premorte, e niente, tagliato ulteriormente i prezzi all'osso proprio. Sembra cosa di simile lì, il prezzo di copertina, insomma, è impaginato discretamente, lo trovate dalla libreria Sottomondo in via Tolpada 11 a Treviso, che sono i nostri distributori ufficiali dei bollettini e delle nostre pubblicazioni. E comunque quell'ND è stato appunto pubblicato in veste grafica accettabile, il testo è completo, è il testo che appunto ha steso Claudio e chi è interessato ad acquistarlo si rivolge alle librerie Sottomondo, via Tolpada 11 a Treviso. Grazie sempre all'Istituto. Dunque, detto questo, noi nella trasmissione di oggi riprendiamo il nostro discorso sul crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Voglio ricordare brevemente il crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone è lo stregone stesso, cioè è l'individuo stesso che attraverso una serie di tecniche, una serie di modi di essere, una serie di modi di porsi, affronta la vita. È necessario questo perché il mondo in cui viviamo, la società in cui viviamo, tende a mettere l'essere umano in ginocchio, a fargli rinunciare alla propria volontà e alle proprie determinazioni per sottometterlo a una volontà esterna. Questa volontà esterna è quella del Dio creatore dei cristiani. Noi affrontiamo il cristianesimo nella sua sfaccettatura particolare del cattolicesimo perché noi viviamo qui in questo sistema sociale. Ebbene, il crogiolo dello stregone è l'insieme delle cose attraverso le quali sottrarsi dalla magia nera che ci mette in ginocchio. Dopodiché abbiamo elaborato il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, di cui un aspetto ne tratteremo oggi, che serve per costruire le relazioni fra l'essere umano e il mondo che ci circonda. Quando l'essere umano si sottrae dalla posizione in ginocchio, cosa succede? Che l'essere umano scopre che il mondo circostante è uguale a lui, è vivo, ha le stesse determinazioni, la stessa volontà e lo scopre come Dio. Cioè, noi stessi siamo degli dèi e nella misura in cui sviluppiamo il nostro modo di, cioè la nostra volontà, le nostre determinazioni e le nostre tensioni, scopriamo il mondo che ci circonda un Dio uguale a noi, cioè fatto da tanti dèi uguali a noi. Bene, abbiamo detto che costruiamo il crogiolo stregone nei quattro canti del mondo perché ogni volta che noi costruiamo la relazione con una tensione divina, con un essere divino che ci circonda, bene, quando noi costruiamo quella relazione, noi fondiamo il nostro crogiolo, cioè una parte di quel divino che ci circonda si riversa in noi e una parte del nostro crogiolo lo riversiamo dentro. E abbiamo detto che stiamo lavorando anche all'elaborazione del crogiolo del male. Che cos'è il crogiolo del male? È l'arte, o almeno un insieme di punti, un insieme di elementi che costituiscono parte dell'arte, attraverso la quale i cattolici, i cristiani cattolici nel nostro caso, distruggono il divenire umano, distruggono la capacità dell'essere umano di cogliere dall'albero della vita eterna. In pratica, distruggono la volontà, la determinazione, tutto quello che fa dell'essere umano un Dio che rivendica a se stesso il proprio ruolo all'interno del sistema sociale in cui viviamo. Nel Crogiolo dello Stregone, nei quattro canti del mondo, oggi trattiamo quell'aspetto che porta l'essere umano, una volta che riconosce se stesso, il divino di se stesso, a scoprire come il mondo che ci circonda è fatto da dei, è fatto da divinità uguali a lui. Ebbene, questo elemento del crogiolo dello stregone in particolare è quello che lega l'essere umano che va alla ricerca del potere di essere, cioè la ricerca di se stesso, con il mondo circostante. Praticamente lo identifica come un individuo, come un pagano che riconosce le divinità del mondo che ci circondano, al di là dei nomi con cui le chiama dopo. E l'elemento è ascoltare il mondo attorno a noi, del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Ho letto qualche giorno fa una dichiarazione su una decalcomania attaccata ad un'automobile. Questa diceva: anche i cani hanno un cuore. Lì per lì non ci ho dato peso, fin tanto che non ho fuso il crogiolo con quello di un essere cane. Perché devo ridurre un essere cane al livello di un essere umano? Perché
Io considero l'essere cane uguale a me nell'esercizio della sua volontà, delle sue determinazioni, delle tensioni lungo le quali sviluppare la sua conoscenza e la sua consapevolezza. Non lo posso ridurre a come io voglio che sia. La specie degli esseri cani ha le sue specificità, le sue prerogative, i suoi adattamenti, e con quegli adattamenti io costruisco delle relazioni, e mentre camminiamo insieme li ritengo uguali. L'uguaglianza sta nella determinazione con la quale si segue il proprio sentiero, non sul sentiero da seguire. Le mie mani manipolano velocemente la materia, o meglio, io credo che le mie mani manipolino velocemente la materia, e di questa manipolazione molte specie animali e vegetali ne pagano delle conseguenze che io vedo svilupparsi sotto i miei occhi. Anche se io danneggio il loro divenire, non significa che io sia creato ad immagine e somiglianza di un dio assassino. Io rispondo alle mie esigenze, più o meno imposte, più o meno funzionali, alla costruzione del mio divenire, e nel rispondere a quelle esigenze danneggio il divenire di altre specie. Cosa dovrebbero dire l'essere rondine nei confronti dell'essere zanzara? Il problema non sta nella mia attività, attraverso la quale rendo difficile la vita di molte specie animali o vegetali. Questo semmai è una questione della mia attività di distruttore nei confronti del mondo, ma sta nel come io mi pongo nel momento stesso in cui costruisco quelle condizioni difficili. L'essere rondine non si pone dei problemi morali per il danneggiamento degli esseri zanzara. Farlo è nelle sue prerogative, è il suo ruolo nell'essere natura, il ruolo che l'essere rondine si è ritagliata attraverso un processo di adattamento continuo. Questo vale anche per l'essere umano. La questione è che l'essere rondine non si ritiene padrono degli esseri zanzara e nemmeno pretende che questi gli vadino in bocca quando ritiene che il volere del suo Dio imporrebbe loro. L'essere rondine non si sente investita da una missione divina nella relazione con gli esseri zanzara, ma risponde ai suoi bisogni, al suo intento. L'essere umano pensa di essere l'unico essere a trasformare il mondo in funzione dei suoi bisogni. Questa cecità appanna l'obiettività con cui egli considera il suo ruolo all'interno dell'essere natura. Se l'essere umano sapesse quanta trasformazione dei suoi boschi sia dovuta all'attività dell'essere scoiattolo, o quanta modificazione dei prati è dovuta all'essere formica, non dimostrerebbe tanta egocentricità nelle relazioni col mondo. Questo è dovuto alla deformazione del potere di avere. A tal proposito, esiste un trattato di Darwin sul ruolo dell'essere lombrico nella trasformazione del mondo. Il problema dell'essere umano è quello della pulsione di morte. Questa pretende che l'essere umano sia padrone del mondo, padrone degli animali e delle piante dalle quali trae vantaggi. Nella cultura umana esiste un modo di dire relativo ai figli, allevare i figli, che sta più o meno come allevare bestiame. Il disprezzo che gli esseri umani sviluppano nei confronti degli esseri animali lo proiettano sui figli per trasformarli a propria volta in animali d'allevamento e rapportarsi con loro come si rapportano con gli animali d'allevamento. Quando l'essere umano si relaziona come distruttore del mondo, la distruzione che sviluppa nei confronti del mondo gli si ritorce contro, alimentando la distruzione della capacità di costruire il futuro della propria specie. Ascoltare il mondo attorno a noi è il primo passo attraverso il quale io posso fondere il mio crogiolo con le coscienze di sé che mi circondano. Nell'antico paganesimo romano questo fare era chiamato pietas. Ascoltare il mondo attorno a noi ci permette di integrarci col mondo circostante, diventandone parte. Questo non significa che io non uccido l'animale per mangiarlo. Significa che uccido l'animale solo in riferimento al mio bisogno, non per saccheggio o per accumulo ipotetico. In pratica faccio quanto devo fare senza per questo trasformarmi in distruttore. Ma la distruzione non è per il fatto che io uccido tanti animali, ma per come uccido gli animali, come io mi pongo nell'uccisione, che poi è il metro di misura per come mi pongo nei confronti degli esseri animali e vegetali in genere, e anche all'interno del sistema sociale. Io sono solo un essere della natura, come tale le mie atrocità le posso articolare soltanto con altri esseri della natura, di cui io mi posso sentire padrone, in quanto demandato dal Dio padrone, mio padrone. Allora pietas sta a significare lo sviluppo della mia attenzione nei confronti degli esseri della natura e del sistema sociale in cui vivo.
ho conosciuto una contadina cattolica che nel suo campo uccideva gli esseri mantidi religiose perché le facevano schifo. Lei non sapeva che gli esseri mantidi religiose sono dei grandi cacciatori di altri insetti, specialmente quelli che i contadini chiamano nocivi. Non solo lei non sapeva questo, avendo rinunciato a coltivare la sua conoscenza e la sua consapevolezza in quanto cattolica, ma il suo rispetto del mondo che circonda, il suo non rispetto del mondo che la circondava la portava a danneggiare quanto le poteva essere utile. Sarebbe bastato che lei si fosse limitata a guardare questi animali con dolcezza, anziché massacrarli, per averne dei benefici. Invece il disprezzo che il cattolicesimo le aveva instillato la portava a distruggere gli insetti manifesti, proprio quelli che si cibavano di insetti nascosti e per lei insidiosi. Questo è l'effetto dell'educazione cattolica, l'assoluta mancanza di attenzione al mondo che ci circonda, il disprezzo nei suoi confronti in quanto ci si ritiene sapienti e padroni di esso, ad immagine e somiglianza del Dio padrone. Il crogiolo dello stregone si può fondere nei quattro canti del mondo soltanto se col mondo ci si relaziona con assoluto rispetto. Devi mangiare il coniglio che hai ucciso, dice Don Juan Castaneda. Non puoi far credere al mondo che hai ucciso il coniglio solo in segno di sfregio o disprezzo. Devi far precedere e seguire la tua azione dal potere dell'intento. L'intento qualifica la tua azione davanti agli esseri del circostante. È l'intento che distingue un'azione tendente a soddisfare i bisogni o un'azione malvagia, cioè come espressione della pulsione di morte. Nel crogiolo del male, l'ascoltare il mondo che ci circonda da pietas diventa pietismo, diventa commiserazione per chi ha forme diverse e intenti incomprensibili per chi ha chiuso il proprio divenire in una ragione sempre più ristretta. La commiserazione diventa il disprezzo attraverso il quale gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra si relazionano con gli esseri umani. Ascoltare il mondo che ci circonda è il modo attraverso il quale fondiamo i crogioli. Questi si fondano attraverso l'ascolto, in quanto l'ascolto presuppone che noi prestiamo attenzione a quanto succede. Presuppone che noi facciamo tacere la nostra rappresentazione per assistere allo spettacolo di una diversa rappresentazione, quella del soggetto che concentra la sua attenzione su di noi. Quando noi eseguiamo la nostra danza nell'esistenza, le coscienze di sé che ci circondano ascoltano ed assistono al nostro fare. E questo è il presupposto affinché noi fondiamo i crogioli. Ascoltare significa rendere importante alla nostra attenzione l'oggetto che ascoltiamo. Significa che quanto ascoltiamo è importante per variare noi stessi. Ascoltando noi diciamo alla nostra ragione, aspetta, fermati, sta arrivando qualche cosa di nuovo. Il nuovo che sta arrivando è quanto il soggetto che ci sta davanti sta rappresentando. Ma noi in quel momento esercitiamo la nostra pietas, prestiamo attenzione a quanto succede, non emettiamo giudizi, non ci riteniamo al centro del mondo. Ascoltiamo il mondo che ci circonda e facendoci inondare da questo costruiamo un cammino nell'eternità dei mutamenti. Questi fare costruiscono gli esseri umani nell'eternità dei mutamenti, ognuno importante come un altro, ma la fusione dei crogioli nei quattro canti del mondo presuppone che noi assistiamo alle danze della vita degli esseri della natura che ci circondano. Presuppongono che noi assistiamo alle danze della vita degli esseri umani nel sistema sociale in cui viviamo. Il potere di scalare il cielo della conoscenza e della consapevolezza dell'essere filo d'erba che cresce o dell'essere umano che a fatica si apre un cammino nel sistema sociale in cui vive, chiedendo di riverire attraverso l'oggettività delle norme giuridiche, giustizia è uguale. Ogni essere che si fa cerere ci chiede di prenderlo per mano. Magari noi ce lo mangiamo, magari lo calpestiamo in una passeggiata, ma chiede rispetto. Chiede che noi non saccheggiamo tanto per saccheggiare. Non blocchiamo i cammini di sviluppo tanto per bloccarli. Non lo stupriamo tanto per stuprarlo. Il bosco è sacro non per impedirci di tagliare gli alberi che ci occorrono, ma per sentirne il respiro delle sue trasformazioni, della forza con cui spinge per fondare il proprio divenire. Ascoltare il mondo attorno a noi è dunque la pratica che ci permette di rientrare nell'ambito dell'essere natura, dopo che almeno 2000 anni di pulsione di morte ci hanno reso estranei. Ritornare ascoltando i canti della vita. Assistere ai canti della vita significa rinunciare al proprio essere al centro del mondo. Toglierci dal centro del mondo significa riconoscere la necessità della fusione del crogiolo con quanto ci circonda.
il solo pensiero razionale di questa necessità permette alle coscienze di sé che ci circondano di aprirsi un varco fino a noi. È sufficiente che il pensiero parlato riconosca le coscienze divine che ci circondano, non tanto per averle incontrate, immaginando che queste possano esistere, che si apra in noi una breccia per cui la forza della comunicazione con esse si riversa dentro di noi. Perché è sufficiente quel pensiero, nella sua espressione pensata, la minima possibile nella ragione umana, che è il modo minimo dell'essere di relazionarsi col mondo, per aprire una breccia di comunicazione col mondo? Perché questo ci pone a riconoscere in una formica il divino che cresce dentro di lei, la sua coscienza, il suo essere un Dio o parte di un Dio, esattamente uguale a me. Posso avvelenare le formiche se vengono in casa mia, ma non posso avvelenarle tanto per avvelenarle, in quanto sono come me, è come se io avvelenassi un essere umano. I quattro canti del mondo risuonano dei canti di vita degli esseri e delle loro rappresentazioni. Ascoltiamoli, in quanto l'ascolto ci permette di articolare al meglio il nostro canto di vita e assieme a loro fondare il nostro divenire nell'eternità dei mutamenti. E mentre noi ascoltiamo il mondo attorno a noi ascolta noi, ascolta le nostre tensioni, i nostri desideri e le soluzioni che noi adottiamo. Il mondo attorno a noi è attento a quanto gli succede attorno. Quando il mondo attorno a noi scopre che noi respiriamo le stesse tensioni e ai nostri bisogni rispondiamo sviluppando libertà, cioè rimuovendo gli ostacoli che ci impediscono, il mondo attorno a noi accorre per sorreggerci nel nostro intento. Gli ostacoli che noi rimuoviamo per costruire libertà sono gli ostacoli che ha anche il mondo attorno a noi. Questi ci riconosce uguali, ci riconosce come dei che determinano il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. Il mondo attorno a noi fonde il proprio crogiolo col nostro. La fusione rafforza il nostro cammino, che rafforza il cammino del mondo attorno a noi, il cammino nell'unica direzione possibile, quello di libertà. Il mondo attorno a noi ascolta le nostre tensioni e quando la loro espansione è nel flusso del mondo, in armonia con esso, questi accorre. Sotto qualsiasi forma, noi ne descriviamo la percezione per sorreggerci. Così nei quattro canti del mondo, il mondo che ci circonda ci chiama alla relazione, ci supplica di rinunciare alla follia dell'immedesimazione col Dio creatore per riprendere il nostro posto nell'essere natura. Il mondo che ci circonda chiama tutti, ma l'essere umano è in ginocchio, non ne riconosce i canti e preferisce perdersi nella disperazione del Dio padrone. Eppure il mondo che ci circonda chiama disperato l'essere umano alla relazione, ma non è la disperazione per se stesso, ma per l'essere umano che ha sprecato la propria occasione di fondere il proprio crogiolo costruendo il divenire nell'infinito dei mutamenti. E questo è tutto per oggi. Questo è ascoltare il mondo attorno a noi. E quando noi descriviamo quelle coscienze diventano divine, quelle coscienze diventano dei. Quelle coscienze gli diamo un nome, le descriviamo e in quel momento noi diventiamo pagani. E adesso lascio la parola a Francesco. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo Piazzale Parmesan 8 Marghera, vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeistiche, casella postale 53 Marostica Vicenza. Lascio a Francesco e dopo facciamo quel discorsetto. Sì, beh, infatti, allora te lo lascio tra il discorso che è importante sui culti di Iside. Allora te lo lascio dopo, casomai. Se vuoi farlo subito, come preferisci. No, io... Va bene. Allora, voglio ricordare il numero telefonico per chi vuole intervenire, che è 049 700 700. E anche il numero telefonico 700 838. Ecco, allora partiamo da un argomento di attualità. Purtroppo ci stiamo avvicinando al 2000 e col 2000 ci sarà quella buffonata, quel carnevale in negativo e peggiore che è il giubileo. Per fortuna qualcosa, poco, purtroppo si muove nel senso contro il giubileo. È uscito da poco un libro di Alberto Ronchey che si chiama Accade a Roma nell'anno 2000, fatto dalla Garzanti. Dovreste trovarlo facilmente nelle librerie. Se avete problemi a recuperarlo ci sono sempre i nostri amici di Treviso della libreria Sottomondo. Ecco, questo è un libro fatto da un uomo di cultura, un ex ministro dei beni culturali, di conseguenza si presume che abbia una conoscenza in merito, che si è sempre impegnato e ha sempre combattuto proprio contro il discorso del giubileo, dicendo sia con delle motivazioni tecniche, cioè da come ex ministro dei beni culturali, sia con delle motivazioni culturali. Lui avrebbe sempre sostenuto
che il Giubileo è stato dannoso e pericoloso dal punto di vista ambientale, dal punto di vista storico, dal punto di vista culturale. Aveva sollevato all'inizio di quando il Papa ci inviò questa proposta di Giubileo la pericolosità politica, cioè diceva chiaramente è inammissibile che uno Stato straniero imponga allo Stato italiano l'ordine di procedere al Giubileo e che lo Stato italiano comincia a spendere miliardi. E si parlava di miliardi, di 3.500 miliardi di per il Giubileo, sotto aggiunti 2.500. Dall'ultima informazione che ho avuto si sembra che ci siano già state spese 11.000 miliardi per opere per il Giubileo, tenendo conto che una buona parte di queste opere per il Giubileo saranno sicuramente regalate al Vaticano. E lui diceva è inammissibile che uno Stato straniero imponga allo Stato italiano una cosa del genere e che la classe politica italiana si adegui immediatamente a queste esigenze. Logicamente non esiste sul fronte politico italiano una forza politica che sia disposta a combattere per fermare questo dispendio di soldi. E allora bisogna cercare sempre di fare qualcosa in positivo per combatterlo. Già un segno sarebbe che questo libro, su cui si possono esprimere anche delle valutazioni non del tutto concordanti con le nostre, però è già un segno coraggioso che qualcuno dice fermiamo il clericalismo. Difatti questo libro di Ronchey, che accade a Roma nell'anno 2000, è stato recensito da diversi quotidiani. Io qui la recensione del Sole 24 Ore di domenica 4 ottobre dice fa: l'anticlericalismo, come ogni cosa che è anti e non pro qualcosa, di per sé non è molto attraente. C'è solo un caso in cui davvero si giustifica ed è benvenuto quando si trova di fronte ad un autentico debordante pervasismo clericalismo. Peggio dell'anticlericalismo, infatti, c'è solo il clericalismo, cioè una visione in cui il clero si presenta come pura struttura di potere. Frase testuale del Sole 24 Ore. Se anche una pagina culturale del genere si rende conto delle situazioni in cui siamo, è veramente tragica. Allora, un piccolo consiglio, recuperatevi il libro di Ronchey, possiamo anche non condividerlo, però è già un segno. Voglio ricordare un'altra cosa. Ci stiamo avvicinando alla fine del 98, o fra poco la Chiesa Cattolica comincerà la sua campagna pubblicitaria per la raccolta delle offerte che la normativa italiana permette di detrarsi dalla dichiarazione di redditi fino a 2 milioni. Se voi regalate alla Chiesa Cattolica 2 milioni, su quei 2 milioni non pagate nessuna tassa. Ecco, cercate di fare opera di convincimento. Se c'è qualche pazzo che è così stupido da regalare 2 milioni alla Chiesa Cattolica, fate opera di convincimento affinché si ravveda. Proseguendo questo discorso, noi alcune volte, che si innesta sul discorso dei rapporti economici, perché il Giubileo è soprattutto un fattore economico in cui la Santa Sede, come sempre, viene a depredare, a rubare allo Stato italiano qualcosa per costruirsi una sua potenza, una sua ricchezza. Faccio un semplice esempio. Non tutti sanno che, ad esempio, nei comuni una percentuale delle opere di urbanizzazione viene data in maniera fissa alla Chiesa Cattolica. E questa è già una forma di finanziamento di utilizzare appunto i mezzi. Pronto? Pronto? Ah, sì, si è allontanato dal microfono. Attimo, sì. Sì, perché abbiamo Radio Padania che... Dimmi. Che lavora. Dimmi, dai. Ecco, non sento niente ancora. Sì, beh, noi ti sentiamo, puoi parlare. Sì. Se te mi fai una cortesia di spiegarmi cosa che è il Giubileo. Sì, va bene, adesso sì. Spiega Francesco. Sì. Sì. Va bene, per radio te lo spiega Francesco. Aspetta un attimo, e se ti si documenta per quanto riguarda gli 11.000 miliardi, sì. Te dicessi del nome che ti tira fuori questa cifra, e che sarebbe ben precisarla, ma con chiarezza, però non a chiacchiere. Questo vabbè, parte lo dice Francesco. Dunque, okay? Guarda, fammi una cortesia. D'accordo, va bene. Okay, ciao. Ciao. Allora, lo stanziamento ufficiale. Allora, cos'è il Giubileo? Il Giubileo è l'ennesima invenzione fantasma, cioè nel senso, la Chiesa Cattolica dice fa, è 2000 anni che è nato un tipo che si chiama Gesù Cristo. Noi sappiamo che non è mai esistito, che hanno attribuito questa invenzione. Dicono, 2000 anni fa è nato ed è nato il cristianesimo. Sono 2000 anni che c'è il cristianesimo, bisogna festeggiare questi 2000 anni. Noi sappiamo che questo non è vero, che è una finzione storica. Bene, per quanto riguarda, allora appunto il Vaticano ha detto dovremmo festeggiare questo anniversario così importante, che per noi sarebbe un anniversario tragico da considerare come funesto,
e di conseguenza c'è anche la vendita, tutta la vendita, sì, beh, c'è un discorso di mercato non indifferente, e di conseguenza sono stati stanziati i soldi. Allora, il primo stanziamento è di 3.500 miliardi, il secondo 2.500. La fonte degli 11.000 miliardi, io l'ho recuperata su internet facendo una rassegna stampa. Dunque, il quotidiano, comunque posso portare il quotidiano, dunque, adesso ho il Sole 24 Ore o il Corriere della Sera o la Repubblica. Comunque io ho il ritaglio, ho sia il dato preso su internet, ma comunque chi vuole fare una cosa del genere va su internet, si va sulle pagine dei quotidiani nazionali che sono distribuiti e può verificare la cosa. Esiste gli stanziamenti diretti e poi gli stanziamenti indotti e stanziamenti comunque indiretti. C'è un articolo, appunto, opere in corso per 11.000 miliardi. Dell'argomento Giubileo se ne è occupato anche spesso il quotidiano La Padania, loro con altre motivazioni, con motivazioni politiche, però hanno fatto diversi articoli in cui appunto parlavano della spesa. Io mi riservo una prossima trasmissione di dare il quotidiano preciso. Ok, chiedo scusa se interrompo. Non è un problema. Ma se conta Simone. ecco, mi interrompo perché fatalità, voglio proprio dire quello che voglio dire, nel senso che mi sembra però valga la pena, i dati che tu hai detto sono giusti. Perché i 3.500 miliardi li conseguì il Palladio Radicale quando si è stata decisa, quando è stata presa la decisione, per cui non è problema. Ecco, però, al di là del fattaccio comunque, che anche messo del vostro avviso da questo punto di vista, penso che valga comunque la pena di specificare che 3.500 miliardi è solo per la città di Roma. Esatto, sì. Non per il paese d'Italia. Sì. Perché altri 1.000 miliardi per il resto di tutta l'Italia. Ecco, quindi credo che mettendo che dentro, vabbè che gli altri non cambia assolutamente niente e me lo capisco, però forse per altri potrei capire cosa significa 3.500 miliardi per una città, solo per una città. Sì, più tutto okay. Il resto però, Com'è? Più tutto il resto. Sì, più tutto il resto, d'accordo. Mi capiria veramente la gente che ha l'ok per che roba lì e digavemo schiaramente, quindi i nomi dei deputati, che adesso dice qua che si lamenta perché nel Veneto non c'è strade e dice no, dai, 3.600 miliardi per Giubileo a Roma. Cioè, sai, quando vuoi ecco. La chiama tutti si mettono sull'attenti. Sì, lo so, ma cioè quando ti dice cavalca via, che sei 15 anni rispetto ai falli, che costa 300 milioni e ne dice, ma che sei 3.600 miliardi per una città come Roma per Giubileo. Cioè, ecco, da lì capiamo un attimo il senno della gente, no? Saluto a tutti. Ciao. Ciao, Ivan, ciao. Sì, beh, ecco, volevo aggiungere un ulteriore dato. Se noi andiamo a prendere, e questa è una fonte, è la Repubblica del 30 settembre, mercoledì 30 settembre, lo stanziamento dell'8 per 1000. Nel 97, purtroppo, gli italiani hanno dato 1.382 miliardi alla Chiesa Cattolica. Di questi, 132 sono stati dati per la carità alle diocesi italiane e 140 per il Terzo Mondo, il che vuol dire che meno del 20% è stato dichiarato per la carità, tutto il resto chissà come è andato a finire. Poi bisogna vedere cosa intendono, cosa viene dato al Terzo Mondo, 140 miliardi, per cosa sono stanziati. Hanno finanziato i missionari e la loro attività terroristica. Sì, e diocesi italiane per la carità, 132 miliardi, bisogna vedere come sono stati spesi. Comunque, se noi facciamo la somma di queste due cifre, arriviamo neanche al 20% stanziato per queste cose. Di conseguenza è già significativo per cosa vengono utilizzati questi soldi. Ma io vorrei anche rilanciarmi a sempre a un termine abbastanza più, partendo dal discorso appunto economico del Giubileo, a una cosa molto più ampia. Noi come istituto abbiamo pubblicato un anno fa circa, se non di più, un piccolo scritto di un pensatore francese, Roger Garaudy, in cui diceva che lo scontro del futuro sarà tra il monoteismo del mercato e il politeismo della vita. Benissimo, uno può dire questa è una considerazione secondaria, no, invece è una considerazione molto importante. Difatti noi siamo trovati una conferma abbastanza significativa. Noi abbiamo sempre pensato che alla base dello sviluppo selvaggio del capitalismo si risieda una logica di tipo cristiano. Difatti la Bibbia è il testo sacro che più di tutto viene accettato i rapporti di denaro, il commercio, e l'uso che le persone ne sanno fare del denaro, non il valore delle persone, ma il valore di come le persone utilizzano questi mezzi che è il denaro, cioè nel senso il denaro per se stesso. Classiche sono le parabole di quel cialtrone che viene chiamato Gesù Cristo, in cui dice chiaramente verrà ricompensato chi investe meglio il denaro, non chi meglio costruisce la sua vita, chi meglio riesce a organizzarsi, chi meglio può essere utile a se stesso. No, chi meglio sta a sfruttare le cose materiali, cioè il suo possesso. Benissimo. Allora, noi abbiamo
La Repubblica del 13 ottobre, che importa un articolo già dalla prima pagina su un finanziere, George Soros. E questo George Soros dice che ormai il mercato è diventato un discorso fondamentalista, cioè come noi abbiamo il fondamentalismo ebraico, cristiano ed islamico, di cui tutti quanti abbiamo le tragiche esperienze e abbiamo una visione ben chiara di che cos'è, di cosa avviene e cosa fa, adesso noi abbiamo il fondamentalismo del mercato. E difatti lui stesso, che era un economista, uno speculatore, dice, il fondamentalismo dei mercati è oggi una minaccia alle società aperte più grande delle ideologie totalitarie. Cioè, questa è un'affermazione che noi avevamo riconosciuto già allora, Garodier era stato un po' certo un stesso profeta, in cui c'è proprio il ricollegarsi alle cose. Cioè, in cultura abbiamo l'affermazione di un pensiero unico, nella religione abbiamo l'affermazione di un Dio unico, nel mercato abbiamo la concezione del Dio mercato, dell'unica identità che è il mercato. E queste cose non sono in contrasto, non sono separate. Tutte quante tendono a creare una forma unica, cioè nel senso, io creo un'unica religione, questa unica religione diventa universale, essendo universale mi crea una visione del mondo unica, mi crea l'omogeneità delle persone, mi crea la sottomissione delle persone a certi gusti e certi riferimenti morali, e di conseguenza io su questo posso innestare un'economia che è mondiale, in cui posso sfruttare le persone. Praticamente alcuni studiosi, anche alcuni sociologi, hanno affermato che uno degli sviluppi più importanti del liberalismo nel senso negativo, nel senso del dominio, nel senso dello sfruttamento, era l'affermazione religiosa, perché è proprio l'affermazione religiosa di tipo cristiano, di tipo monoteista, proprio perché dà la possibilità di indirizzare tutte quante le energie verso un qualcosa. E siccome il monoteismo pone sempre il giudice delle persone all'infuori delle persone, cioè nel senso non è la persona che ha la coscienza, che ha il senso del dovere, del potere, ma è qualcun altro a cui viene delegato, questo permette sempre di legare le persone a qualcosa di esterno, allora le può legare a una religione mondiale che le domina, a un pensiero mondiale che gli dà un'unica direzione e a una religione mondiale che le va a soggettare. Questa non è un'affermazione che facciamo soltanto noi, cioè è un'affermazione che purtroppo avviene anche nella realtà ed alcuni cominciano anche ad accorgersi. E cito un esempio molto molto quotidiano, molto, molto semplice, senza riferimenti particolari a polemiche. L'11 di ottobre, sulle lettere di Montanelli, si parlava un po' di riferimenti a una religione laica. E diceva, come mai in Italia manca un senso laico o perché manca la possibilità alle persone che si riferiscono allo Stato? E lui risponde, fa, la Chiesa, che direttamente o indirettamente esercitò dal 300 in poi e forse anche da prima il suo potere sui comuni stati italiani, non volle mai che si formassero dei cittadini, perché costoro avrebbero inevitabilmente creato dei poteri laici in concorrenza di quello suo, basato su dei fedeli, obbedienti non a una coscienza e a una legge laica, ma all'autorità del prete. Gli italiani trovarono tutto questo molto comodo, perché con la coscienza non si può scendere a compromessi, col prete sì, basta confessare il peccato e compie un atto di costrizione e ti trovi sollevato da ogni dovere, compreso, e qui fa un discorso più ampio che io non condivido. Comunque questo è già significativo, la capacità del monoteismo di distruggere qualsiasi comunità, di distruggere qualsiasi valore, di distruggere la possibilità delle persone di essere autonome, cioè nel senso, cosa fa il monoteismo? Il monoteismo ti pone sempre l'obiettivo di un Dio che è esterno a te. Il Dio non ti dà una forma di libertà, non ti dà una forma di realizzazione, non ti dà la capacità di essere indipendente, ti pone sempre delle leggi, ti impone sempre dei valori, ti impone sempre qualcosa che tu non puoi obbedire perché è assurdo. L'individuo sempre assoggettato a una verità, assoggettato a un'imposizione, dove l'imposizione viene a variare a seconda degli interessi del Dio, e a cui l'individuo si chiede assoggettamento. Sempre lo stesso discorso. Sì, no, difatti, nel monoteismo c'è sempre un qualcosa che il Dio esterno che ti dà i comandamenti, che ti dà delle leggi, che ti dà qualcosa a cui obbedire. Al contrario, ad esempio, del politeismo, dove cioè, gli dei ti danno degli strumenti che deve essere l'uomo a utilizzare. E cioè, ti danno appunto la possibilità di fare. Difatti, allora, noi notiamo sempre che nel monoteismo esiste un Dio che dall'esterno arriva all'uomo e gli impone di credere in qualcosa, di credere.
l'impone di fare qualcosa perché lui lo vuole, non gli dà mai all'uomo la possibilità, gli strumenti di potersi dominare. Nel politeismo questo non avviene. E cito ad esempio un fatto di cultura classica, e il fatto ad esempio del rapporto tra natura, cultura e tecnica. Può sembrare un argomento un po' difficile, però fa capire come si comportano le divinità nei confronti degli uomini. Come racconta Esiodo e Platone, una volta separati dagli dèi, con i quali originariamente convivevano, gli uomini si trovarono nudi, inermi, privi di logos e di casa ed esposti a tutti i mali, sino a che Prometeo non donò loro il fuoco, simbolo della sapienza tecnica. Ma così l'uomo, come disse Sofocle nell'Antigone, divenne il più terribile di tutti gli esseri animati. Perché? Perché la tecnica ha in sé connaturata la tendenza incontrollabile a superare ogni limite. Tanto è vero che Zeus, secondo la versione platonica del mito, alla fine ritenne necessario di concedere agli uomini anche la scienza politica. Non diede una sua politica, non diede un suo ordine, ma diede la scienza politica affinché gli uomini fossero in grado di amministrare da soli la tecnica. Infatti dice, affinché la potenza tecnica fosse in qualche modo persuasa e coedata nella polis secondo pudore e giustizia. Cioè non era il Dio che diceva tu devi amministrare la tua capacità tecnica in una certa maniera, ma all'interno della comunità in cui vivi tu la devi amministrare con giustizia e tu hai tutti quanti i mezzi nelle tue mani per poterlo fare. E di conseguenza questo significa dire io divinità che ho un potere, questo mio potere non lo utilizzo per imporre. Se io ho una conoscenza, questa conoscenza non la tengo per me, non la vado a farne prigioniera, non vado a imporre degli altri dei limiti, do agli altri le capacità di avere la mia stessa tecnica, la mia stessa conoscenza, starà a loro nella capacità di amministrarla. Ma questa capacità di amministrare non va fatta riferita agli altri, riferita a un Dio esterno, va fatta in base alla necessità dell'uomo. Difatti, come Prometeo regala all'uomo il fuoco, Zeus non certo gli toglie il fuoco. Vede che imparano ad utilizzarlo e dice, vabbè, imparate a utilizzarlo meglio, io tengo la scienza politica, vi insegno a voi la scienza politica, cioè significa dare nelle mani delle persone la capacità di gestire le cose, la capacità di poter utilizzare le cose e non avere bisogno di avere un riferimento assurdo. Cosa fa sempre il Dio di monoteisti? Il Dio di monoteisti ti regala un libro, ti regala dei comandamenti, ti va a vincolare a uno schema. L'idea è questo non lo faranno mai, dicono sempre, uno strumento ti serve, ti viene dato e lo usi per il tuo scopo, per la tua vita. Di conseguenza non hai i problemi di porti, di ringraziare. Si tratta di proprio di condivisione. Una cosa caratteristica nel monoteismo è la gerarchia, cioè esiste il Dio, esiste il pontefice, i vari dottori, i vari preti, poi esiste la gente e c'è una gerarchia. Questo qui non avviene nel politeismo perché gli dèi si possono presentare a tutti, cioè tutti sono nella capacità e hanno la volontà o il potere o la possibilità di entrare in contatto. E questo qua di conseguenza determina la mancanza di una necessità di una gerarchia. Di conseguenza perché tutto quanto è condiviso, cioè perché tutto quanto esiste in questo mondo e tutto quanto ha più centri di riferimento e più centri di emanazione. E difatti, essendo più centri di emanazione, ognuno può essere insegnante, può essere utile agli altri. Nel monoteismo questo non avviene perché una persona che è sotto la gerarchia deve sempre obbedire alla gerarchia superiore, deve sempre obbedire a chi è sopra, tipo al prete, deve obbedire al vescovo, al cardinale, al papa e così via. E uno ne sarà sempre annientato e schiacciato. Invece, se io posso distribuire, la tengo orizzontale, e nel mondo è pieno di forme divine, io posso dare a tutti e tutti possono contribuire. Questa è proprio stata di condivisione, cioè la sostanza, la differenza fra monoteismo e politeismo. E questo qui è molto importante, perché può sembrare una cosa su cui non si dà importanza, su cui non si dà valore, ma questo qua è fondamentale. Questo qui non è che siano cose che noi possiamo legare solo al passato, cioè possiamo dire che il monoteismo è una visione lontana, anche perché noi abbiamo continuamente nella parte della Chiesa Cattolica i richiamarsi, perché noi parliamo della Chiesa Cattolica perché è il monoteismo più diffuso in questo ambiente, in questa nostra cultura. Noi abbiamo ad esempio il continuo richiamarsi a dei padri della Chiesa che sono dei grandi criminali. Benissimo. Uno di questi è Sant'Agostino. Sant'Agostino, ad esempio, è stato un vescovo che si è molto contraddistinto nell'attacco ai pagani. Difatti esiste addirittura un libretto in cui sono stati raccolti tutti quanti gli atti criminali che Sant'Agostino ha compiuto contro i pagani. Allora, è uscito sul Corriere della Sera del 14 di ottobre un articoletto su Sant'Agostino.
E l'autore dice, fa, a Sant'Agostino, un monomaniaco, un uomo ossessionato dal sesso, e che però volle liberarsene perché lo ritenne un male. Tutto il mondo sensibile, il cibo, i fiori, sono un male per lui, e per questo vuole annullare ogni piacere. E dice che il suo modo di fare è tragico, anzi, tragico, perché da questo sistema di pensiero, rigida separazione tra cielo e terra, scaturiscono delle conseguenze negative. Chiede l'intervistatore, fa, roghi, streghe, persecuzioni, di questo è responsabile Agostino? In un certo senso sì. E qui fa un allegancio, puntando a traguardi più elevati, allora è la santità, oggi per esempio può essere la finanza internazionale, cioè significa che pongono sempre un riferimento di realizzazione che è sempre esterno, cioè nel senso io lavoro per la santità perché Dio piace così, io lavoro per il mercato perché il mercato è così, io praticamente il monoteismo dice sempre non lavori mai per te stesso, lavori sempre per gli altri, cioè c'è sempre uno strumento in cui tu vieni controllato, vieni dominato e vieni utilizzato. Non è che lavori per gli altri, sei al servizio di un altro e trasformi gli altri in servi. Sì, è ma molto infatti, diverso il discorso, cioè non è lavorare se, per gli altri. Sì, nel senso lavori per qualcosa che è al di fuori, di te e della tua comunità, cioè nel senso tu sei sempre schiavo di qualcosa, devi sempre servire qualcosa, cioè c'è proprio la mentalità del servo. E poi arriviamo appunto all'assurdo, tanto per concludere questa rassegna stampa, che è una notizia di ieri, è stato multato una persona perché lasciò il seggio, perché si rifiutò di fare le elezioni perché c'era il crocifisso. Ecco, questo significa chiaramente annientare le persone, arrivare al punto che la legge italiana, che è una legge di derivazione clericale, va a punire una persona che giustamente dice che non ci devono essere simboli religiosi perché lo Stato è laico, si rifiuta di svolgere il suo lavoro di scrutatore e questo viene multato. Questa è la classica manifestazione proprio dello spirito di intolleranza che pervade da sempre tutti quanti i monoteisti. Va bene. C'è Claudio che deve fare un discorso. Io devo fare invece un discorso un po' più pesantino, un po' più da incazzato, Tino Francesco.